perdiamo tempo, faccio il salirino, mi rido a casa, iniziamo come sempre seduti sul tappetino con le ginocchia incrociate. Buonasera, benvenuti, nuova lezione di Vinyasa e come sempre cerchiamo di rimanere concentrati sul momento presente, quindi allontanate preoccupazioni, ansie, eccetera, è un momento che dovete dedicare interamente a voi. Incrociamo le gambe, troviamo una posizione comoda per le nostre mani e possiamo appoggiarle in grembo, possiamo appoggiarle sulle ginocchia, possiamo tenerle in posizione di preghiera con i pollici premuti sul chakra del cuore, come preferite. Verticalizziamo bene la colonna, facciamo scivolare le scapole con delicatezza verso i glutei e iniziamo a inspirare ed espirare solo attraverso il naso. Con respiri lunghi e circolari, ovvero riempio completamente i polmoni prima di svuotarli e li svuoto completamente prima di riempirli nuovamente. Rimaniamo per qualche secondo in ascolto del nostro respiro. Ascoltiamolo e basta, senza valutarlo. Con ogni inspirazione prendiamo aria buona, con ogni espirazione allontaniamo da noi tutto quello che è stata la pesantezza, la stanchezza, le negatività di questa giornata. Quindi prendiamo aria buona e allontaniamo le pesantezze. Se volete potete anche attivare il pranayama ujjayi, ovvero la respirazione con la glottide leggermente chiusa e praticamente inspirate e quando espirate l'aria fa questo rumore, come se foste leggermente contrariati. Rimanete concentrati su questo rumore che deve diventare un mantra su cui appoggiare tutta la nostra lezione. Quando inspiriamo sentiamo l'addome che si dilata e quando espiriamo sentiamo l'addome che spinge verso l'interno, come se l'ombelico volesse toccare la colonna vertebrale. Ancora, inspiriamo ed espiriamo. Spingo forte dentro la pancia, inspiro di lato. Espiro, spingo in dentro. Vi ricordo sempre anche di essere gentili col vostro corpo durante la lezione di yoga, di rispettare i vostri limiti, quindi se una cosa non riuscite a farla, fatela come riuscite a farla. Percepiamo adesso anche tutti i micromovimenti che si accompagnano alla respirazione, quindi le spalle che si alzano e si abbassano, il torace che si dilata e si richiude, i fianchi che si allargano e si restringono, l'addome che spinge in fuori e spinge in dentro e sentiamo che con ogni inspirazione ed espirazione allentiamo tutte le tensioni muscolari a partire dal collo, scendendo lungo tutti i muscoli paravertebrali. Rimaniamo per qualche atto respiratorio concentrati sul percorso che compie l'aria passando dalle narici, scendendo nella gola, riempiendo i polmoni, dilatando le coste e percepiamo come le coste si richiudono, i polmoni si svuotano, l'aria risale dalla gola e esce attraverso il naso con una temperatura diversa rispetto a quando c'è entrato.
Adesso delicatamente distendiamo le braccia lungo il corpo, appoggiamo il dorso delle mani a terra, il palmo delle mani lo rivolgiamo verso il soffitto, inspiriamo ed espirando ruotiamo il capo verso destra. Inspiriamo e ruotiamo il capo verso sinistra. Portiamo le braccia al di sopra della testa con i palmi giunti, gomiti leggermente flessi. Inspirando spingiamo indietro i gomiti, protendiamo leggermente in avanti il mento ed espirando andiamo in torsione verso destra. Ritorniamo al centro, inspiriamo, gomiti flessi, spingo indietro, protendo in avanti la testa. Espiro, vado in torsione verso sinistra. La colonna sempre ben allungata, mi raccomando. Ancora, inspiro. E respiro. Inspiro al centro. Espiro. Ultima volta destra, sinistra, inspiro. Espiro. Ultima volta sinistra, inspiro. Inspiro. Ritorno con le braccia distese lungo il corpo, il dorso delle mani a terra, palmo delle mani verso l'alto, inspiro. Reclino leggermente con delicatezza il capo all'indietro. E respiro. Inspiro, guardo nuovamente davanti a me ed espirando reclino il capo in avanti. Vado ad appoggiare le mani sulle ginocchia. Inspirando vado indietro e faccio una gobba, vedete? Faccio una curva con la schiena. Espirando scendo in avanti. Ancora. Inspiro e respiro. Inspiro, lunga l'inspirazione, mi raccomando. E respiro, lunga respirazione. Ancora, inspiro. E respiro. E adesso torniamo con il dorso in posizione eretta. Da questa posizione iniziamo a fare delle circonduzioni con il busto, quindi inspiriamo andando indietro ed espiriamo quando veniamo in avanti. Disegniamo dei cerchi. Inspiro e espiro. Ancora, inspiro, apro bene il petto, andando indietro e espiro. Inspiro e espiro. Inspiro, inverto dal senso di rotazione, quindi vado in senso antiorario adesso. E ancora inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro e torno su. Porto le braccia sopra la testa, inspiro, mi allungo verso l'alto, espirando, fletto il fianco destro, allungo il fianco sinistro, lascio il sedere ben attaccato al tappetino. Ancora inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, di là. Ancora su, inspiro, mi allungo verso l'alto. Espiro. Ultima volta, inspiro, mi allungo verso l'alto.
porto nuovamente le braccia distese lungo il corpo, il dorso delle mani a terra, inspiro guardando verso di me, davanti, scusate, ed espiro, fletto il capo a destra. Inspiro, guardo davanti a me. Espiro, fletto il capo a sinistra. Vado ad appoggiare le mani nella parte anteriore del tappetino e mi porto in quadrupedia, quindi con le ginocchia appoggiate a terra, divaricate all'ampiezza delle anche, le braccia ben distese con le spalle perpendicolari ai polsi, polsi perpendicolari ai gomiti, quindi da questa posizione di spina neutra, inspirando, ruoto indietro, spingo indietro il sedere, scavo la schiena e protendo in avanti lo sterno. E espirando, spingo in avanti il bacino, arrotondo la schiena, guardo verso l'ombelico. Ancora, inspiro, scavo la schiena, spingo in avanti il pube, protendo in avanti lo sterno. Espiro, spingo in avanti il pube, arrotondo la schiena, guardo verso l'ombelico. Ancora una volta, inspiro, scavo la schiena. Espiro, arrotondo la schiena. Porto la schiena in posizione neutra e da questa posizione stacco i piedi e scendo. E torno su. Sempre i piedi staccati da terra. Scendo. E torno su. Scaldiamo bene le braccia ancora. Scendo. Torno su. L'ultima volta, scendo, torno su, appoggio i piedi a terra, li punto sul tappetino e vado in Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù. In questa posizione le braccia sono ben distese, allontano le scapole dalle orecchie, i talloni spingono verso il tappetino, le gambe sono ben distese, i glutei puntano verso il soffitto, siamo come un triangolo in cui glutei, in cui sedere è il nostro apice. Se avete difficoltà potete flettere leggermente le ginocchia, la posizione corretta è con le gambe ben distese. Da questa posizione iniziamo una pedalata alternando il sollevamento del tallone destro e del tallone sinistro senza spingere il peso del corpo sulle spalle, quindi contrastando con le braccia il fatto che il nostro corpo andrebbe in avanti. E ci rimaniamo bene con il peso del corpo al centro. Abbinate la respirazione con i ferite. Da questa posizione spingiamo entrambi i talloni verso il tappetino e inspirando ci solleviamo sull'avampiede, espirando spingiamo con i talloni in giù. Anche qua il peso del corpo non viene in avanti, inspiro ed espiro, spingo, inspiro, salgo. Espiro, spingo. Inspiro, salgo. Espiro, spingo. Inspiro, salgo. Ed espiro, spingo. Cammino piano piano con i piedi verso le mani. Fletto le ginocchia, lascio andare giù la testa e srotolo la schiena. Mi porto nella parte anteriore del tappetino, quindi bene bene davanti. Allora, io ti consiglio di togliere l'asciugamano, perché adesso facciamo i saluti al sole e quindi rischi che l'asciugamano ti faccia scivolare. Già questi tappetini non sono proprio il massimo della stabilità.
Allora, saluti al sole servono a continuare il nostro riscaldamento e ad armonizzare il corpo. Ne faremo di due tipi, faremo quello devozionale che è un po' più fluido, ok? Per entrare nel meccanismo di ispirazione ed espirazione. Dopodiché faremo il saluto al sole, quello della Ashtanga, che invece vi vedrà un pochino più impegnata a livello fisico. Allora, portiamo le mani in posizione di preghiera, io i primi che li faccio proprio lenti, in questa posizione che si chiama Samastiti. Da Samastiti portiamo le braccia sopra la testa, inarchiamo la schiena migliore. Adesso, espirando, allontaniamo gli ischi, come se facessimo un good morning per capirci, e andiamo a appoggiare le mani a terra e il naso fra le ginocchia. Dove arrivate, arrivate naturalmente. Questa posizione si chiama Uttanasana. Da questa posizione portiamo indietro la gamba destra, scendiamo in grande affondo, guardiamo davanti a noi e inspiriamo. Portiamo indietro la gamba sinistra, appoggiamo i glutei sui talloni ed espiriamo. Scivoliamo con il petto in avanti sul tappetino e ci portiamo in cobra. Gambe belle attive, glutei belle attive. Inspiriamo. Puntiamo i piedi indietro e andiamo di nuovo in Uttanasana. Espiriamo. Solleviamo bene in alto la gamba destra, facciamo un grande passo in avanti, ci ritroviamo di nuovo in grande affondo e inspiriamo. Portiamo in avanti il piede sinistro, di nuovo in Uttanasana. Espiriamo. Congiungiamo le mani qui davanti e inspirando saliamo su, inarchiamo la schiena ed espirando torniamo in Samastiti. Ripetiamo con l'altra gamba, quindi inspiro, espiro, scendo con la schiena piatta fino a portare le mani a terra, naso tra le ginocchia. Inspiro, indietro, piede sinistro, mi porto in grande affondo, guardo davanti a me. Indietro il piede destro, espiro, glutei sui talloni. Scivolo con il petto in avanti fino a portarmi in Bhujangasana, posizione del cobra, inspiro. Punto i piedi dietro, Adho Mukha Svanasana, espiro. Sollevo la gamba sinistra, faccio un grande passo in avanti, grande affondo, inspiro. Avanti il piede destro, Uttanasana di nuovo ed espiro. Nuovamente congiungo le mani ed inspirando salgo su e inalgo la schiena indietro. Espirando Samastiti. Ci siamo? Lo acceleriamo un pochino. Inspiro. Espiro, scendo mani a terra, naso fra le ginocchia. Piede destro dietro, inspiro, guardo davanti a me. Piede sinistro dietro, espiro, glutei sui talloni. Inspiro, scivolo, petto in avanti, Bhujangasana. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Passo avanti con il piede destro, inspiro, grande affondo. Passo avanti con il piede sinistro, espiro, Uttanasana. Congiungo le mani, salgo, inspiro in alto. Espiro Samastiti, ripeto con la gamba sinistra. Ancora inspiro. Espiro, scendo mani a terra. Inspiro, indietro il piede sinistro, guardo davanti a me. Espiro, indietro il piede destro, vado a sedermi i glutei sui talloni. Scivolo con il petto in avanti, inspiro, Bhujangasana. Espiro, Adho Mukha Svanasana, Rana e faccia lì. Grande passo in avanti con il piede sinistro, grande affondo. Avanti il piede destro, Uttanasana 1, espiro. Congiungo le mani, salgo, inspiro, mi arco indietro, espiro, Samastiti. Ancora una volta destra-sinistra, inspiro. Espiro, scendo mani a terra. Inspiro indietro, piede destro. Espiro indietro, piede sinistro, glutei sui talloni. Scivolo petto in avanti, inspiro, Bhujangasana. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Grande passo in avanti col piede destro, inspiro. Grande passo in avanti con il piede sinistro, Uttanasana, espiro. Congiungo le mani, salgo, inspiro e arco la schiena.
piede sinistro, inspiro. Indietro il piede destro, espiro, glutei sui talloni. Scivolo con il petto in avanti, inspiro. Punto i piedi, espiro. Avanti, piede sinistro, inspiro. Avanti, piede destro, espiro. Congiungo le mani, salgo, inspiro, in alto con la schiena. Ed espiro. Samastiti. Questi erano i saluti al sole devozionale. Adesso vediamo quello della Ashtanga, che è molto simile, ma varia un pochino. Vedi che cominci a sentir caldo? Sì. No, perché nello yoga non si suda, non si fatica. Allora, partiamo da questa posizione che si chiama Tadasana. Le gambe sono attive, glutei di marmo, il corpo leggermente proteso in avanti. Vedete, è un po' come se foste per, lì lì per cadere, però è tutto, tutti i muscoli sono molto attivi, le braccia sono estese lungo il corpo, da questa posizione. Inspiriamo, ci allunghiamo verso l'alto senza inarcarci indietro. Urdhva Vrikshasana. Espiriamo, divaricchiamo le braccia, sempre con la schiena piatta, scendiamo, portiamo le mani a terra. Uttanasana 1. Dopodiché spingiamo in avanti lo sterno, lasciamo le mani a terra e appiattiamo la schiena. Uttanasana 2. Se fate fatica a fare questa posizione, potete anche fare questo, sollevarvi sulle dita delle mani, altrimenti palmi a terra. Da questa posizione facciamo prima la versione facile. Indietro il piede destro, indietro il piede sinistro, scendiamo in chaturanga. Da chaturanga scivoliamo in avanti e andiamo in Urdhva Mukha, stacchiamo il bacino da terra, contratti i glutei. Da qua passiamo in Adho Mukha e rimaniamo 5 respiri. 1, 2, 3, 4, 5, avanti il piede destro, avanti il piede sinistro, ripassiamo da Uttanasana 2, quindi con lo sterno proteso in avanti ma i palmi a terra. Espiriamo, Uttanasana 1, lasciamo andare giù la testa, naso fra le ginocchia. E inspirando, torniamo su in Urdhva Vrikshasana. Espiriamo, Tadasana. Ancora, versione un pochino più complessa. Inspiro. Espiro, scendo Uttanasana. Inspiro, Uttanasana 2. Attenzione adesso, fletto le ginocchia, salto all'indietro, scendo in Chaturanga. Scivolo in Urdhva Mukha. Salgo in Adho Mukha, 5 scivoli, 1. Ben distese le braccia, 2. Glutei che spingono in alto, 3. Talloni che spingono a terra, 4. Allontaniamo le scapole dalle orecchie, 5. Sguardo bene l'ombelico. Adesso fletto le ginocchia, guardo lo spazio tra le mani e salto portando i piedi fra le mani e vado in Uttanasana 2 e inspiro. 1, lascio andare giù la testa, naso tra le ginocchia, Uttanasana 1, espiro. Salgo di nuovo su in Urdhva Vrikshasana, inspiro, espiro Tadasana. Ancora, inspiro. Espiro mani a terra. Inspiro Uttanasana 1, 2, scusatemi. Fletto le ginocchia, salto indietro, scendo in Chaturanga, espiro. Scivolo in Urdhva Mukha. Inspiro. Passo in Adho Mukha, espiro 5 cicli. 1, 2, 3, 4, 5. Attenzione adesso, sollevo bene bene in alto.
contatto la gamba destra, faccio cadere la tibia e faccio sì che il peso della tibia vada a sbloccarmi un po' l'articolazione dell'anca. Dopodiché passo in avanti con il ginocchio, vado a fare un grande passo e vengo su qua, col tallone staccato da terra, porto le braccia qui, fletto e salgo stendo, fletto, salgo, fletto, inspiro, salgo, espiro, ben allungate le braccia, fletto, salgo e mi allungo nuovamente in avanti, vado a riappoggiare le mani a terra, porto indietro la gamba destra, riscendo in chaturanga, scivolo di nuovo in Urdhva Mukha, passo di nuovo in Adho Mukha e questa volta sollevo bene su in alto la gamba sinistra, la fletto, lascio che il peso della gamba mi aiuti a sbloccare l'articolazione dell'anca. Dopodiché chiudo il ginocchio, faccio un grande passo avanti e vengo qui con le braccia qua, espiro, inspiro, espiro, giù, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori, prendo aria ed espirando scendo nuovamente giù, riporto indietro la gamba sinistra, scendo di nuovo in chaturanga, scivolo in Urdhva Mukha, passo in Adho Mukha e rimango per 5 respiri. Flettiamo le ginocchia, guardiamo lo spazio tra le mani e saltiamo in avanti. Uttanasana 2, inspiriamo. 1, espiriamo. E torno su in Urdhva Vrikshasana. Tadasana. Come va? Bene. Barbara? Ok. Ok, Uttanasana. Posizione della sedia. Come se mi sedessi su una sedia. Braccia ben allungate in alto, sguardo alle mani, rimango 5 cicli respiratori. Scendo con le mani in posizione di preghiera, vado in torsione da un lato, vado ad appoggiare il gomito sinistro sulla coscia destra, gomito che punta bene verso l'alto, sguardo al soffitto, 5 cicli. Piegate le ginocchia, non barate. Brava Barbara, esatto. Ritorno al centro, vado ad appoggiare le mani a terra e passo in Uttanasana 1. Passo in Uttanasana 2, quindi allungo lo sterno in avanti e torno su in Urdhva Vrikshasana. Due braccia. Di nuovo Uttanasana, 5 cicli respiratori. Scendo con le braccia, vado in torsione a sinistra e ripeto dall'altra parte. 5 cicli, 1, 2, 3, 4,
Ritorno mani a terra. Uttanasana 1. Uttanasana 2. Flettiamo le ginocchia e saltiamo di nuovo indietro, scendiamo in Chaturanga, passiamo in Mukha Mukha, andiamo in Adho Mukha. Da Adho Mukha adesso facciamo un passaggio che è un po' complesso, quindi fatelo come vi viene, flettiamo le ginocchia, guardiamo più spazio tra le mani e ci portiamo a sedere a terra. Questo ci vuole un sacco di tempo per imparare a farlo, quindi tranquilla, fai semplicemente un saltino o ti metti a sedere. Vabbè, non ti preoccupare, mettiti a sedere normalmente. Allora, distendiamo bene le gambe davanti a noi, inspiriamo ed espirando portiamo le ginocchia al petto e allunghiamo le gambe dietro. Allora, questa posizione, ragazzi, se riuscite a toccare le punte dei piedi dietro, potete tenere le braccia distese sul tappetino con le dita delle mani intrecciate. Se invece i piedini non toccano dietro, mi raccomando, mettete una mano qua sulla cintura a sostegno della schiena, ok? Rimaniamo 5 cicli. Adesso semplicemente, sempre solito discorso, quindi o braccia distese o mani sui fianchi, divaghiamo le gambe. Cerchiamo di verticalizzare il più possibile la colonna. 5 cicli. Adesso mettiamo le mani sulla colonna tutti e da questa posizione saliamo in Sarvangasana, la candela. Posizione di inversione, quindi con i piedi che sono sopra o oltre la testa. Sono tutte posizioni che ci aiutano a riattivare il sistema circolatorio, quindi ad alleggerire le gambe e a ossigenare il cervello. Non so voi, ma io oggi ne ho particolare bisogno. Adesso piano, piano, piano flettiamo le ginocchia. Attenzione, torniamo su a sedere. Bravissima, afferriamo le caviglie, inspiriamo, espiriamo, stendiamo le gambe. Cerchiamo di avvicinare l'addome alle cosce e la fronte alle ginocchia, rimaniamo 5 cicli. Ok, adesso facciamo un vinyasa, che è un passaggio che ci può far tornare o seduti o in piedi. In questo caso torneremo in piedi, quindi portiamo le gambe incrociate qua davanti a noi, le mani protese in avanti, ci andiamo ad appoggiare sulle mani, saltiamo, ecco, in Chaturanga, scivoliamo in Urdhva Mukha, passiamo in Adho Mukha, io devo asciugare il tappetino, se no non ammazzo. E da questa posizione saltiamo in avanti, Uttanasana 2, inspiro, Uttanasana 1, espiro e torno su Urdhva Vrikshasana, mi allungo verso l'alto, Tadasana, rimango, datemi un minuto perché io ho il tappetino tutto fermo.
fradicio e se ci metto un piede mi rompo qualcosa. Ma voi state sudando come me? Sono io che sono in bagno. Posizioni in piedi, ci portiamo nella parte longitudinale del tappetino, quindi vado un po' più in alto, un po' più in alto. Portiamo le mani sulle crestine iliache. Adesso da questa posizione, inspirando, allunghiamo bene la colonna ed espirando, spingiamo dietro il sedere, andiamo ad appoggiare le mani a terra, allineiamo il palmo delle mani con i talloni e mettiamo la testa. Chi riesce giù, altrimenti in questa posizione vi potrebbe essere d'aiuto un mattoncino che stanno di là. La prossima volta ricordiamo di prenderli, perché se aveste un mattoncino potreste appoggiare le mani. I mattoncini ci fanno davvero lunga. 5 cicli respiratori. Barbara, sei bravissima. È il sangue orientale, vedi? Cioè, sei proprio portata. Adesso, inspirando, allunghiamo il busto in avanti, riportiamo le mani sulle creste iliache, ma attenzione, saliamo molto piano perché potrebbe girarci la testa. Inspiriamo, inspirando. Adesso, apriamo soltanto il piede destro, il piede sinistro rimane interrotato, ok? Rivolgiamo le braccia, inspiriamo, espirando, flettiamo forte la gamba destra, andiamo ad appoggiare la mano dietro al piede destro, braccio sopra la testa e ci arriviamo dietro. 5 cicli respiratori. Ruotiamo verso la gamba destra, raddrizziamo anche il piede sinistro, andiamo ad appoggiare il ginocchio sinistro, la tibia sinistra al collo del piede e veniamo su in Anjaneyasana. Torniamo, attenzione a questo passaggio, appoggiamo le mani a terra, entriamo con il ginocchio sinistro, ci andiamo a sedere con la gamba sinistra piegata, pianta del piede appoggiata all'interno della coscia destra, inspiriamo, braccio sopra l'alto, la testa, scusate, sto cominciando dai numeri, espiriamo e scendiamo in avanti, avviciniamo l'addome alla coscia, e afferriamo il piede guardando le dita del piede, rimaniamo 5 cicli, 1, 2, 3, 4, 5, inspiriamo, saliamo a metà, espiriamo, saliamo e divaghiamo le braccia. Adesso rifacciamo un vinyasa, ma ci riportiamo in piedi di nuovo, quindi saltiamo in chaturanga, scendiamo, saliamo in Urdhva Mukha, passiamo in Adho Mukha, flettiamo le ginocchia, guardiamo lo spazio tra le mani. Uttanasana 2, inspiriamo, Uttanasana 1, espiriamo e saliamo in Urdhva Vrikshasana, inspiriamo, espiriamo Tadasana, ripetiamo tutta la sequenza dall'altro lato, poi finito, tranquillo. Quindi,
giriamo di qua. Di nuovo divaricchiamo le gambe, interrotiamo entrambi i piedi, appoggiando le mani sulle creste iliache. Inspiriamo, allunghiamo la colonna. Espiriamo, spingiamo indietro il sedere, scendiamo con la schiena piatta in avanti, andiamo ad appoggiare le mani a terra, allineiamo con i talloni, il palmo delle mani, appoggiamo la testa sul tappetino e rimaniamo 5 cicli. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiriamo, stacchiamo la testa dal tappetino, distendiamo le braccia ed espirando riportiamo le mani sulle creste iliache e torniamo su lentamente senza farci girare la testa. Da questa posizione apriamo solo la punta del piede sinistro, sinistro, pensa un po', divaghiamo le braccia. Bene forti le braccia, inspiro, il bacino bene ruotato verso la parete che avete di fronte, ok? Inspiro ed espirando, fletto forte il ginocchio sinistro, vado ad appoggiare la mano sinistra a terra dietro al piede e il braccio destro allungato sopra la testa. Sopra la testa, ragazze. Sopra la testa. Guardatemi, verso il secchio. Non qui, ma qui. 5 cicli, 2, 3, 4, sei fatta male? No. Ok, l'importante è quello, 5, da qua riportiamo le mani a terra, entrambe, appoggiamo il ginocchio destro, la tibia destra, dorso del piede destro, saliamo su una ginnastica. Come vedi perdo l'equilibrio anche io, tutto normale. Divertiamo le braccia, appoggiamo le mani a terra, attenzione, stesso passaggio di prima. Entriamo con il ginocchio destro, andiamo ad appoggiare la pianta del piede destro sull'interno della fascia sinistra, ci giriamo bene verso lo specchio, inspiriamo, ci allunghiamo verso l'alto, espiriamo, avviciniamo l'addome alla fascia, afferriamo il piede. Inspiro, distendo le braccia, salgo, espiro, salgo su, mi allungo, sciolgo l'asana. Ok ragazzi, adesso entriamo nella fase discendente della lezione, andiamo verso il rilassamento. Io vi ricordo che al termine della lezione potreste sentirvi un po' intontite, quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve a riattivarvi, ok? Adesso, se avete una magliettina magari mettetevela perché potreste avere freddo. Ci distendiamo, ci vediamo le gambe. Solleviamo le tibie, divarichiamo le ginocchia, passiamo con le mani all'interno delle gambe e andiamo ad appoggiare il palmo delle mani sulle piante dei piedi ed esercitiamo una pressione delicata ma costante per avvicinare le ginocchia a terra. Thank you.
appoggiamo la mano sinistra sull'esterno del ginocchio destro e portiamo le gambe verso sinistra, mentre il braccio destro è disteso fuori, lo sguardo è al braccio destro. Siamo al centro con le ginocchia, poggiamo la mano destra sull'esterno del ginocchio sinistro e spingiamo le ginocchia a destra, sguardo verso la mano sinistra. Ci mettiamo in Shavasana. Shavasana è brutto a dirsi, ma significa posizione del cadavere. Quindi distendiamo le gambe, divaghiamole leggermente, buttiamo le punte dei piedi all'esterno. Appoggiamo le braccia a terra, distese lungo il corpo ma leggermente staccate, il palmo verso il soffitto, dorso appoggiato a terra, cerchiamo di far aderire più parti possibile del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi e come prima osserviamo soltanto la nostra respirazione. Con ogni inspirazione ed espirazione volontariamente allentiamo le nostre tensioni. Piano piano portiamo le braccia dietro la testa, intrecciamo le dita, ci stiracchiamo. Raccogliamo le ginocchia contro il petto, appoggiamo le braccia a terra, solleviamo solo gli avambracci e ruotiamo i polsi per massaggiarli un po'. Abbracciamo le ginocchia e ci dondoliamo da un lato all'altro, da destra a sinistra e viceversa. Riattiviamo piano piano tutti i muscoli della schiena. Adesso portiamo le gambe indietro e ci ritroviamo a sedere. E ripetiamo questo movimento per un po' di volte. Arrotondate la schiena come se foste un dondolo, eh? L'ultima volta, come abbiamo iniziato l'azione la terminiamo, quindi gambe incrociate. Trovate una posizione comoda per le vostre mani. Riprendiamo un attimo l'attenzione sul respiro.
facciamo una grande ispirazione allungandoci verso l'alto, prendiamo energia positiva e buona da su ed espirando ringraziamo. Namaste, buona serata a tutti. Ritornate alle vostre attività con cauta, lentezza.